Ragazzi, mamma mia, c'è troppo, troppo, troppo caldo. Se mi vedete accaldata è normale perché veramente oggi arriveremo sicuramente ai 40 gradi. Sono le... Allora, è l'una meno 10, sicuramente fuori fra mezz'ora, un'oretta, verso le 2 ci saranno 40 gradi sicuro perché oggi veramente c'è tanto caldo, tanto umido oltretutto. Vabbè, comunque, bando alle ciance. In questo video un altro video di acquistini che ho fatto con i saldi. Per adesso solo make up, perché sinceramente non ho avuto tanto tempo per andare in giro per cercare roba, comunque abbigliamento, eccetera. Sono andata più che altro sul make up a colpo sicuro, ho preso alcune cose che mi servivano. Tra l'altro anche scontate alcune e ve le volevo far vedere. Dunque, domenica scorsa sono andata all'OVS con mia sorella e ho preso due rossettini, uno della Essence, che è questo, che tra l'altro è anche quello che indosso oggi, che è un bellissimo color nude. Io ho lo 04, è di questa linea nuova. Praticamente sono dei colori, ci sono vari nude, e questo è uno di quelli. Allora, io ho già una linea, ho alcuni colori nude della Essence, però è della linea matte. Adesso se li trovo ve li faccio vedere, così vi faccio vedere le differenze. Allora, aiuto se riesco a beccarli, che sono un po' incastrati. Ecco, per esempio ho questo, il numero 11, questo della linea matte, che è molto bello, è proprio un colore nude, piuttosto matte, però questi sono un po' più durevoli rispetto a questo perché questo è abbastanza cremoso. Guardate che bello questo colore, è proprio nude, è un colore molto bello che insomma non dura tantissimo, però magari utilizzato con una matita sotto sicuramente dura di più. È molto bello questo, poi l'ho pagato pochissimo, 2,50 euro, questo è il problema. Poi ne ho un altro della linea matte che avevo preso sempre quest'inverno ed è questo, eccolo. Questo è il numero 15, questo è un po' più marroncino. Ecco, allora vi faccio gli swatch di questi due. Allora, questo è il 15. Io ho sempre paura di non centrare l'obiettivo perché purtroppo non riesco a vedere se... Se si vedrà. E invece questo è il numero sì, 11, vabbè, l'ho detto prima anch'io. Sì, è un po' più chiaro, molto più chiaro. Ecco questo qui, il numero 11. Sono belli tutti. A me questi colori nude fanno proprio impazzire. Però il migliore, praticamente all'OVS, sempre vicino allo stand dell'Essence, c'era la Wet n Wild. Io ho trovato questo rossettino qui, che è il numero, oh mamma, non riesco a leggerlo perché è chiarissimo. Ve lo lascio scritto qui sotto. Che è un... Allora, così sembra un colore aranciato. È un colore aranciato. Però veramente sulle labbra è proprio color carne, è bellissimo. Eccolo qua, è questo. E poi una cosa che ho notato è che dura veramente tanto. Questo dura anche 2 ore. Se non ci mettete un gloss e non ci mettete, ci mettete comunque una matita sotto, una base sotto, sicuramente dura tantissimo. È bellissimo. Questo veramente, se ci fossero state altre colorazioni, ne avrei preso un altro di questi invece che quello della Essence. Però c'era solo questa colorazione e allora ho preso solo questo. Poi stamattina sono andata a fare un giro in un'altra OVS, in un altro centro commerciale. Quindi ho preso un paio di cose. Allora, ho preso uno smalto, questo smaltino della Essence, che è quello che ho messo anche oggi sopra la ricostruzione. Questo è molto delicato, quasi impercettibile, però si vede, è un colore bello coprente. Che oltretutto questo c'è scritto 6 in 1, quindi lucida, colora, rinforza, è un po' smalto. Poi una cosa stupenda, asciuga subito, dopo un minuto era già asciutto, e poi profuma di frutta, è fruttato, troppo carino.
pagato. Allora, l'ho pagato. Forse 2,49 euro. Sono tutti 2,49 euro e 1,99 euro. Poi ho preso la lima, quella famosa. Questa l'ho presa per mia cognata. Ce l'ho anche io, però questa l'ho presa per lei. Poi ho preso due maschere. Questo set di maschere della Erboristica, che sono una maschera all'argilla rosa, che sì, all'argilla rosa, che io tra l'altro non ho mai sentito, cioè non pensavo esistesse l'argilla rosa. Siccome sto usando tanti fondotinta, poi soprattutto 16 ore con una tenuta bella waterproof, allora ho detto vorrei provare a fare una maschera per idratare un po' la pelle, e questa mi è sembrata carina. E poi ho preso per ultimo questa matita gel waterproof, sempre della Essence. Mi serve una matita waterproof per il saggio, che avrò questo sabato, però comunque questa la posso utilizzare benissimo anche tutto per andare al mare, quindi benissimo. Spero sia veramente waterproof, poi vi farò sapere. Non è che sia un nero molto intenso, però non c'è problema. Poi invece da limoni ho trovato alcune cose in offerta. Allora, mi serviva, praticamente vorrei fare, ho fatto il colore come avete notato, però vorrei fare alcune ciocche più chiare giusto qua. Una ciocca chiara qua e magari una chiara qua. Quindi ho preso il decolorante, la bustina di decolorante. Questa è della Vital Care e l'ho pagata 1 euro. La lozione schiarente, quindi l'ossigeno ce l'ho già, quindi ho preso soltanto questo e quindi penso che domani lo farò. Sì, domani lo farò. Poi ho preso uno spray fissante della L'Oreal, nuovo Fix and Shine spray fissante 24 ore. L'ho preso perché comunque per il saggio ho già una lacca, però insomma, quella della Sien, però ho visto che non mi dura molto e poi ha un getto super potente, non vaporizza bene, quindi la utilizzo così quella, però non dura molto. Invece questa è tenuta 24 ore anticrespo, fissaggio iperforte, quindi spero sia buona, e l'ho pagata 3 euro. Poi c'erano in offerta questi bagnoschiumi e anche il saponimani dei Provenzali. Io ho voluto prendere questo al muschio bianco, avevo già provato quello alla magnolia ed è buonissimo, o alla viola, forse alla viola. Sono veramente buoni. Costava 2 euro quello, ma ne ho detto aggiungo 1 euro, però quello da 400 ml al massimo lo uso anche per le mani. Buonissimo. Beh, il muschio bianco è proprio. Poi è un muschio particolare, è piuttosto delicato, non è forte, perché il muschio a volte può essere anche un po' forte, invece questo è molto delicato. E poi in offerta ho visto che c'erano le mini taglie di prodotti della Collistar. Ho visto il Talasso Scrub che era in offerta a 10 euro, allora l'ho preso. C'era questo, poi c'era il fango, sempre anticellulite, un doposole che sinceramente io non me ne faccio niente del doposole. Però per 10 euro ho voluto provare questo. Poi una mini taglia. Sono curiosa di provarlo perché so che è un prodotto molto buono. E comunque vi farò sapere. Ok, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto oggi e l'altro giorno. Se avete provato qualcuno di questi prodotti, fatemi sapere che sicuramente vi rispondo e poi comunque vi faccio sapere io stessa quando li proverò. Vi mando un bacio grande, ora mi riordino la camera perché roba, mamma mia, buttato da una parte all'altra. Vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!